Argento Italia del gigante, incredibile quello che è successo a Cortina. Deani Prandini, argento, un'emozione grandissima, brividi puri a Cortina, perché dopo tutti i sacrifici, dopo tutto quello che ha passato, dopo tanti podi sfiorati, dopo quella prima manche di Adelboden che ancora ci rimane qui, dopo tanti episodi, incredibilmente in casa a Cortina arriva il primo podio della carriera per questo atleta che tanto talento l'ha sempre dimostrato, ma oggi è salita sul podio, oggi si va a prendere un argento che ha un sapore incredibile, ha un sapore veramente straordinario, è la seconda medaglia per l'Italia in questi mondiali, che dopo Marta Bassino vede questo argento che per me vale tre volte di più, a parte il parallelo che sapete la mia considerazione, ma poi in gigante da completi sfavoriti, avendo sciato alla grandissima nella prima manche con il braccino un po' nella seconda, ma adesso con questo risultato si sblocca psicologicamente Deani Prandini, perché è chiaro che una medaglia del genere, per come arriva, per come si sviluppa, ti sblocca definitivamente e ti porta veramente ad avere quella consapevolezza in te stesso che quando il risultato arriva sempre lì vicino lo brami sempre, non arriva, adesso arriva nell'occasione più importante, arriva nell'occasione più bella, arriva nell'occasione più incredibile veramente, perché oggi è stata una gara folle, e poi insomma le lacrime al traguardo sanno veramente di tutto quello che è successo in questi anni, di tutto quello che abbiamo visto, di tutto quello che questo ragazzo ha passato attraverso le critiche, attraverso le bastonate, sempre in secondo piano, veramente un argento che ha sapore non di oro, di platino, veramente. Ha sciato veramente in maniera divina nella prima manche, nella seconda parte ha tirato giù tre decimi a un pantureo incredibile nella prima manche, che incredibilmente scivola nella seconda, e questo è lo sci, il favorito assoluto, colui che doveva dominarlo questo gigante, che stamattina ha fatto una gara a parte, che cosa fa? Scivola nella seconda manche e la marsigliese si suona però per Mathieu Fèvre, che dalla quarta posizione risale alla prima e porta a loro la Francia. Lui che non era mai salito su un podio in stagione va a vincere a Cortina ai mondiali, e Deani Prandini va a prendersi questa medaglia d'argento, ma poi un gigante duro, un gigante lungo, un gigante che ti sfibra, un gigante che ti fa veramente tirar fuori tutto quello che hai in corpo, e oggi veramente l'Italia può gioire perché poi Deani Prandini ha sfruttato questo grande palcoscenico per prendersi questo podio che era diventato quasi un'ossessione, una sorta di ossessione, come non lo so, il 24esimo slam della Williams, questa era l'ossessione che aveva nella testa probabilmente Deani Prandini per questo podio, perché lui lo sapeva in cuor suo che aveva tutte le qualità per prenderselo questo podio, perché le qualità non gli sono mai mancate, gli è mancata quello scatto, ne avevamo parlato anche con Max Berdone, non so oggi lo stato di Max Berdone, penso sia esploso totalmente anche lui dalla felicità a casa, veramente oggi un'emozione che nello sci avevo provato veramente poche volte, perché una medaglia così da sfavorito, sai, una medaglia che ne so di Paris non avrebbe emozionato, forse la medaglia d'oro, ma una medaglia del genere che arriva per veramente anche il prestigio del gigante, il fascino del gigante, arriva in questa maniera a Cortina su una pista che ormai è passata alla storia. È veramente, veramente qualcosa di stupendo, che è un sogno a occhi aperti per l'Italia, che veramente davvero si porta a casa una medaglia che ha un sapore straordinario.
Con le intraversate, no, ragazzi, nella seconda manche non volevo vedere, a parte che avevo il batticuore proprio da quando cominciava a scendere gli ultimi 15, saliva proprio l'atmosfera di gara, saliva la tensione per questa prova, perché in qualche modo tanti oggi spingevano di Aliprandini, non dal pubblico ma da casa. C'è stato tanto grande trasporto, ho sentito oggi, dietro a questo gigante, e questo è il bello anche dello sport, è proprio tutto il trasporto che oggi è arrivato proprio per questo risultato che era tanto atteso, perché in questo mondiale in tante gare eravamo partiti in prima fila, ieri nel gigante, in tante altre gare negli scorsi giorni, quando siamo partiti favoriti non siamo mai andati bene, e oggi invece incredibilmente partendo da totale neanche outsider, partivamo in quinta fila, partivamo dalla sesta fila, neanche dalla zona punti della Formula 1, partivamo fuori dalle prime 10 posizioni probabilmente, e per questo è proprio un'emozione grande. E Favre primo, incredibile veramente, questo veterano che ha tirato giù una seconda manche da urlo, ha rischiato sul muro, punto giù, coraggio straordinario per questo atleta che è andato veramente a prendersi una medaglia d'oro in maniera eccezionale, sfruttando anche l'errore di Panturo, che un po' evidentemente la pressione l'ha sentita. E non è la prima volta, non è la prima volta che Panturo dovrebbe dominarlo, il gigante ancora non ha vinto neanche un mondiale, il gigante. E insomma, questo un po' fa riflettere, e in questo mondiale adesso vedremo un po' lo slalom, però rischia seriamente di chiudere senza neanche un oro. E insomma, è una cosa che non ci attendevamo per colui che domina la classifica generale, colui che è il re assoluto del gigante. E terzo Schwarz, incredibile, anche Marco Schwarz, che nella seconda manche, anche lui ha un coraggio eccezionale, che ha recuperato. Ma chi ferma Marco Schwarz? Chi ferma Marco Schwarz? L'altro giorno in combinata ha fatto qualcosa di eccezionale, oggi ha messo una manche eccezionale, poi domenica c'è il suo amato slalom e ci arriverà alle stelle dopo una medaglia d'oro e una medaglia di bronzo. Insomma, però l'Italia torna sul podio in gigante. L'ultima volta era stata a Schladming nel 2013 con Manfred Mölgg, e adesso Luca De Aliprandini al primo podio in carriera, 8 anni dopo, riporta l'Italia sul podio in gigante, in un mondiale, e quindi veramente tutto oggi passa in secondo piano, e le prime pagine se le prenderà Luca De Aliprandini, che oggi ha ottenuto una vittoria, non un secondo posto, una vittoria a tutti gli effetti. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, scusate, ma oggi veramente l'emozione era alle stelle, quasi, quasi mi ha commosso veramente, quasi emozionato, perché questo atleta io ci ho sempre battuto tanto, avesse talento. Tante volte ci siamo morsi le mani, tante volte abbiamo detto mannaggia, senza quell'errore come poteva andare. Oggi questi rimpianti non ce li abbiamo. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una valanga di piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Viva l'Italia e forza a tutti gli azzurri, perché oggi davvero è una di quelle giornate in cui veramente vedere la maglia azzurra, vedere un italiano lì sul podio, nonostante suoni la marsigliese, ha un senso straordinario. E a questo punto, arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.